Max, quattro uomini separati, senza soldi, che vanno a vivere da soli. Sì, uomini, oddio. Come dice lui, uomini. Una Una parola parola troppo grossa. impegnativa. Vanno a vivere da soli, inizialmente siamo in tre che vanno a vivere da soli, dovuto appunto alla separazione delle nostre mogli, quindi costretti a vivere insieme per riuscire a tirare a fine mese. L'unico che se la passa bene è il ragazzo qua che è un Certo, mantenuto dalla sono moglie. mantenuto dalla moglie, sono uno dei pochi uomini in Italia che prende l'assegno di mantenimento dalla moglie, però ha dei grossi problemi invece con la figlia, quindi ognuno di noi ha le problematiche tipiche di chi è separato. Io invece ho tre figli e la moglie da mantenere, e lui invece ne ha. Io ne ho uno soltanto, ma per pura combinazione, perché sono l'unico dei tre che non sono proprio uomo-uomo, insomma. Ah, vedi, cioè, abbiamo un segreto Ecco, poi. un piccolo segreto. Ma questo equilibrio che nel tempo si è riuscito a creare fra di noi, arriva questo ciclone buttato fuori dalla Sì, moglie. sono l'ultimo arrivato. Mia moglie mi ha cacciato via di casa, confessandomi che ha un altro e mi ha tolto le chiavi di casa, eccetera, eccetera, e chiedo rifugio a loro. All'inizio non sono contenti, ma hanno molta Alla no, no, dimostrano di avere solidarietà nei miei confronti e poi mi accudiranno come Ma come un ridi? angioletto. Ma come ridi? Spero, mi auguro, non svegliamo il finale, però è una commedia divertentissima, molto. Gianni, ma quattro uomini insieme come stanno? Stanno bene? Bello? Guarda, noi ci troviamo benissimo, andiamo d'accordissimo. Il nostro regista, Diego Ruiz, ha dichiarato che lavorare con gli uomini lo soddisfa molto di più rispetto alle donne, che gli hanno sempre creato un po' di... no, 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 invece pare che sia così. Quindi noi ci troviamo bene, andiamo d'accordo dal primo momento, ci siamo divertiti, ci divertiamo e quindi questo credo che sia una grande forza, perché se si diverte l'attore, riesce a divertire anche il pubblico. Chi è il più bravo a stirare? Ah, beh, di sicuro non è Gianni, non è Giulio perché combina un casino quando fa la lavatrice. Ma Non ci siamo mai non ci siamo mai cimentati. cimentati, però diciamo se prendiamo diciamo, spunto dalla realtà, io me la cavo abbastanza bene, Io insomma, ci devo dire. danzo. Sì? Sì, io invece compro camicie che non si stirano. Sei un Io po' come me. odio stirare, non mi piace, cerco di evitarlo, però se lo faccio lo so Però fare. cuci? Tanto. Molto. E invece a cucinare chi è più bravo nello spettacolo? Io non lo so perché sono 2 giorni che arrivo in casa, però si danno. No, penso Max si è in gamba perché prepara sempre, sì, pollo con i Una cosa del genere peperoni. sarebbe piacevole. E poi voglio ricordare gli autori, Cinzia Berni e Guido Guido Polito. Polito, 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 Guido Polito. Polito. E la produzione anche la Sì, Carpe Diem, no? certo. Ricordiamo che ci ha sostenuto tutti, ma insomma, Che devo paga dire più che altro. che paga esattamente, visto le difficoltà che abbiamo noi come casalinghi disperati. Poi la difficoltà che ha la nostra categoria, più che altro, trovare una Certo, produzione che paga è è già una tanta roba. fortuna. Però ecco, magari prendo spunto, sicuramente condivideranno anche i miei colleghi, visto che siamo arrivati alla conclusione di questa tournée, che insomma ci ha dato tante tante soddisfazioni, perché è una fortuna pure poter dire che dovunque siamo stati abbiamo quasi sempre fatto sold out. E quindi insomma ad oggi ringraziamo il pubblico, ma ringraziamo anche il pubblico qui di Torino, perché noi siamo appena arrivati e da quello che ci hanno detto, insomma, nonostante i sei spettacoli, tutti i sei spettacoli sono comunque pieni. Per cui un grazie a Torino davvero con tutto il cuore e grazie a tutto il pubblico d'Italia che ci ha sostenuto in questa tournée, ma noi ritorneremo da Bei Disperati anche il prossimo anno. Sempre più disperati. Quindi il prossimo anno si torna, ricominciate il E giro. certo, sì, se non ci sposiamo sono tra in giro. Ritornate quindi. E invece com'è il rapporto con le mogli in questo spettacolo? Le ex mogli in questo Ah, caso? guarda, io, Tu non, proprio io a me è no. stata una pura Ah, un combinazione, un caso, incidente di percorso. Volevo dare conforto ad un'amica e il Si è conforto tramutato in un si è trovato in un bambino. bambino. Loro invece hanno un rapporto abbastanza conflittuale. Vabbè, lui viene buttato proprio Tu fuori. vieni buttato fuori. Sì, io passerò 2 giorni con loro e quindi mi auguro di riconquistare mia moglie, grazie a Dive Donna. E quindi speriamo che ci sia un lieto fine per me, vediamo, non lo so. Vediamo. E invece il vostro rapporto con le vostre ex mogli? Io male perché per mantenere lei e 3 figli devo fare tanti sacrifici, tanti straordinari, quindi abbastanza maluccio. Lui Chi è invece. l'unico? Ma io in realtà parto con un rapporto ovviamente non buono, perché come ti ho detto prima non mi fa vedere mia figlia. In realtà poi nel secondo atto c'è uno sviluppo positivo, per cui diciamo che se ne può dedurre che
probabilmente il rapporto si rinsalda un pochino. Se perché questo sviluppo positivo tuo del secondo atto ci metti pure il fatto che sei mantenuto, perché è lei che ti passa gli alimenti, alla fine devo dire la verità, non è assolutamente male. E quindi allora in bocca al lupo per questa sera. Viva il lupo.